Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici. È da ieri che volevo fare un video. Appena ho saputo della sconvolgente massacre che si è realizzata in Orlando, e quindi adesso oggi farò questo mio breve commentario, questa mia breve riflessione, sapendo magari che non potrà portare nulla di particolare alla faccenda, ma la voglio fare perché mi sento di esprimermi. Scusate se parlo un po' male, ma mi è venuto un ascesso alla lingua, il secondo, perché il primo era una bolla bianca che poi per fortuna si è riassorbita. Speriamo che non sia nulla di grave. Io credo che sia perché in questi giorni ho mangiato più piccante del solito. Quindi non alla puttanesca, ma alla riputtanesca, perché metto il peperoncino ovunque, anzi lo mette mia madre che cucina lei. Beh, allora in 3, 2, 1 al tema del giorno. Ciak! Ciak! Allora, la strage di Orlando, una delle più tremende, ma non l'unica, che si è purtroppo ricorrentemente celebrata negli Stati Uniti, lasciando a parte il capitolo tutto a sé dei serial killer che uccidono poche vittime alla volta e che hanno intenzione di ritornare a assassinare. Qua si parla di autentici mass murder che più delle volte tengono in conto il fatto di poter rimanere uccisi loro stessi durante il compimento delle loro vigliacche gesta. Di solito i musulmani tendono a sacrificare anche la loro vita. Timothy LaVey, invece, in Oklahoma, quando ha fatto saltare in aria l'edificio dell'FBI chiamato Murray, invece ha parcheggiato la camionetta e se n'è andato e l'ha fatto saltare con un controllo remoto. Quindi, di solito gli attentatori musulmani tendono a suicidarsi o a mettersi nelle condizioni nelle quali saranno assassinati. Adesso, come si spiega quindi tanto odio in una città dove io da piccolo, agli 8-12 anni, non mi ricordo se prima ho fatto delle vacanze, e mi sembra che lì c'è Disney World o Disneyland, non mi ricordo bene. Poi sono stato anche a Tampa, nelle isole Key West. Ma Orlando è davvero carina. La cosa peggiore è pensare che questo soggetto ha minacciato l'integrità e l'immunità, l'integrità di migliaia di turisti, perché non c'era solo quel locale nelle vicinanze. Quindi immaginiamoci il danno anche economico perché colpisce il turismo di un attentato simile. Perché adesso la gente ci penserà due volte prima di portare i loro bambini al parco Disney del luogo. Diventa troppo pericoloso incluso andare a vedere Mickey Mouse. Quindi il tema che ci si deve proporre per cercare di comprendere quanto è successo è la relazione che ha l'Islam con l'omosessualità. Infatti, adesso fra le tendenze di Twitter c'è orgoglio e pregiudizio. Prima c'era omosessualità e Islam. È un tema molto dibattuto questo. Fino a che punto i pregiudizi possono inculcare l'odio nei confronti di qualcuno o di qualcosa che non si accetta, che non si tollera? Molte persone in buona fede, non tollerando determinate attitudini o atteggiamenti, finiscono, senza volerlo, per armare la mano a persone che, oltre a essere intolleranti, magari hanno dei problemi emozionali di condotta, e quindi il più delle volte le intolleranze si manifesta in silenzio, perché a molti non piace qualcosa, ma non per questo sono aggressivi e vanno contro quella cosa. Ma alcune volte l'intolleranza si manifesta attivamente con atti di violenza,
perché c'è una piccola percentuale di popolazione che passa ai fatti, magari perché sono dei radicali ideologicamente parlando, molto violenti, radicali in quel senso che portano all'estremo la condotta oltre che le idee, o perché hanno delle perturbazioni psicologiche o perché gli hanno lavato la testa. Quindi di solito se non si può accettare l'altro, almeno bisognerebbe essere tolleranti, lasciare che ognuno faccia la propria vita e fregatene di quello che fanno gli altri, pensa a migliorarti te come persona. Purtroppo ci sono persone che invece sono intolleranti. Magari non sono violente, magari non sono aggressive, magari non attaccano a parole gli altri, però manifestano delle idee intolleranti. Poi succede che queste idee intolleranti si diffondono e fra migliaia e migliaia di persone che le fanno proprie, una passa all'azione perché è anche mentalmente e psichicamente disturbato. Quindi non tutti gli intolleranti sono violenti, ma i pensieri intolleranti foraggiano e fomentano la violenza dei pochi che magari sarebbero violenti per altre cause e contro altri soggetti. Quindi non è detto che chi predica intolleranza predichi alla violenza, però chi predica l'intolleranza arma la mano dei soggetti che spontaneamente tendono alla violenza e li direzionano contro un determinato target. Quindi alla fine sono responsabili allo stesso modo, anche se non pensavano di armare la mano di nessuno. Comunque, dato che un topics in Twitter era omosessualità e Islam, bisogna chiarire che il problema dell'intolleranza o della non accettazione non è un problema islamico. Non è che gli islamici o gli islamisti odino di più, siano più cattivi, siano più intolleranti, siano peggio. C'è gente buona e gente cattiva dappertutto. Non ci scordiamo delle inquisizioni cattoliche, dove si bruciava chi la pensava in modo distinto, perché leggeva testi apocrifi non riconosciuti e si considerava eretico. Fu torturato Galileo Galilei, fu ucciso Copernico, credo ucciso, fu torturato durante 7 anni Giordano Bruno e ucciso. Quindi l'intolleranza religiosa, sociale, culturale non è un problema islamico come in un topic si è voluto far credere in Twitter. Si potrebbe dire omosessualità e cattolicesimo, omosessualità e massoneria. Ci sono intolleranti contro gli ebrei, contro i musulmani, contro i buddisti, contro chi ha il naso più lungo, contro chi fa i video per YouTube, contro chiunque, in ogni comunità. Ci sono giudizi e pregiudizi all'interno di ogni comunità. E quindi io credo che bisogna soprattutto che all'interno di ogni comunità si analizzi l'importanza di combattere l'intolleranza. Non si può credere che gli intolleranti siano tutti dall'altra parte e di gridare alla difesa dei valori occidentali quando gli intolleranti che ammazzano gli omosessuali sono musulmani e poi invece essere intolleranti contro gli omosessuali in quanto cattolici, perché è incongruo. L'intolleranza è sempre intolleranza, che venga da una o da un'altra parte. Molti conservatori in Nord America, come Trump, adesso cavalcano lo slogan de bisogna tenere fuori i musulmani perché sono intolleranti. E poi se tutti fossero stati armati si sarebbero potuti difendere. Ma Trump è intollerante nei confronti della gente diversa. Quindi è qui che si salda, la contraddizione. L'ossimoro degli intolleranti nostri casarecci occidentali che parlano di intolleranza islamica quando gli conviene, quasi volessero essere i paladini per esempio della minoranza omosessuale. Ma quando
gli conviene, invece parlano contro gli omosessuali. Quindi sono loro meno tolleranti o più tolleranti degli islamici? Certo, non tutti gli islamici salgono con un fucile d'assalto, che poi la contraddizione è che in America compri quella mitragliatrice d'assalto a $500 quando magari costa di più un Samsung Galaxy S7 Edge Plus, che costa 600 o $700. Il fucile mitragliatore d'assalto costa, fucile mitragliatore d'assalto costa $500. Praticamente lo può comprare chiunque, e dando soltanto la licenza di guida. Quindi voglio dire, non si deve strumentalizzare questo fatto. Perché adesso tutti a strapparsi le vesti dicendo bisogna essere tolleranti, bisogna combattere questo islam intollerante, come se poi tutti gli islamici siano intolleranti, o come se tutti gli intolleranti islamici, che non sono la maggior parte degli islamici, manifestino la loro intolleranza con la violenza, perché se così fosse starebbero tutto il tempo sparando. Invece no. Gli intolleranti stanno dovunque, in ogni paese e in ogni comunità. E quindi non è che bisogna combattere contro l'islam intollerante, bisogna combattere contro la cultura dell'intolleranza che si annida anche in settori dell'islam, ma si annida in tutti i paesi e in tutte le persone che sono intolleranti. Quindi è una questione di istruire la gente, di educarla fin da giovani alla comprensione e all'accettazione dell'altro. Così, solo così si può combattere l'intolleranza, diciamo, che non si esprime con la violenza, e soprattutto si può combattere la intolleranza che si esprime con la violenza. Quindi, ripeto, non è un problema quello dell'intolleranza che riguarda gli islamici o gli islamisti, come nell'hashtag di Twitter omosessualità e islam, perché avrebbero potuto scrivere anche un hashtag omosessualità e cattolicesimo. È un problema di mentalità, di cultura e di educazione, e soprattutto di istruzione. L'accettazione dell'altro viene anche con un'opportuna educazione della gente. E quindi questa è la mia riflessione. Non bisogna demonizzare, compiendo lo stesso errore che compiono gli intolleranti, cioè generalizzando. Ma bisogna vedere che appunto gli intolleranti possono stare ovunque, perché è la mentalità intollerante che bisogna sconfiggere. Non è che adesso, perché l'atto terroristico è stato contro un locale di ricreo, di divertimento, Orlando, compiuto da un musulmano, che è l'islam intollerante, perché lo stesso bombardare in Afghanistan gente che festeggiava un matrimonio è anche quello intolleranza. Allora, tutte le forme di violenza sono espressione di intolleranza. Bisogna che tutti siano educati in tutto il mondo a tollerare l'altro. E con questo breve intervento vi lascio, spero di aver apportato il mio contributo alla discussione cos'è l'intolleranza. L'intolleranza è una concezione che non ti permette di capire come l'altro sia uguale a te. E quindi si deve fin da piccoli educare e istruire le persone perché accettino l'altro e lo comprendano. Tutto qui. Non è una questione di religioni, di sete, di cultura, di idioma, altrimenti tutti gli islamici sarebbero intolleranti. E poi bisogna dire che ci sono due tipi di intolleranti: quelli che non tollerano ma se ne fregano, cioè appena appena tollerano, e quelli che invece per problemi di instabilità mentale, emozionale o indottrinamento, lavaggio del cervello, passano all'azione e uccidono. Spero che questo mio breve intervento
e questi chiarimenti vi servono a qualcosa. Non confondete l'Islam e tutti gli islamici con sette politiche ed ideologiche e fanatiche che sono intolleranti, perché se tutti i musulmani sarebbero intolleranti, sarebbero per la strada con una mitraglietta, sarebbe veramente diverso. Invece questi singoli casi ci fanno dimostrare come, anche se possono non essere tolleranti tutti i musulmani, non tutti sono violenti, se non una esigua minoranza, che sono fanatizzati da delle sette che a volte armano gli occidentali per i loro interessi petroliferi e poi gli si rivolgono contro, perché ecco, come l'ISIS, che è stato creato per destabilizzare Bashar al-Assad, Gheddafi e Saddam Hussein, Al Qaeda, i russi, e poi questo fanatismo religioso promosso, patrocinato e foraggiato dagli Stati Uniti e dagli alleati nella zona come Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Israele, alla fine si crede così forte e indipendente di andare contro i valori dell'Occidente e degli Stati Uniti e di fargli guerra. Quindi questi intolleranti, chi è li ha foraggiati? Gli islamici, magari in parte, soprattutto i wahhabiti e i salafiti, ma in parte i servizi segreti e di intelligenza statunitensi. Almeno così è quello che si legge in internet. Allora il vostro Sant'Enchan vi lascia a un altro video. Grazie di seguirmi, commentate questo se vi è interessato e alla prossima. E a breve farò un video per ringraziarvi dei 300.000 ascolti in più di 3 anni e mezzo. Arrivederci e ciao.